squadra come l'Arsenal. Il 25 dicembre del 2009, sul volo che portava da Amsterdam a Detroit, Farouk Mutallab, un nigeriano 23enne, ha cercato di farsi esplodere con a bordo 300 persone. Fortunatamente la carica non è esplosa e il ragazzo è stato bloccato dai passeggeri del volo e consegnato alla polizia. Dopo l'arresto, Farouk ha dichiarato di avere avuto istruzioni da Al-Qaeda. Le sue affermazioni sono ancora tutte da verificare, ma quello che è certo è che Farouk Mutallab non rientra nell'identikit dell'attentatore suicida che noi occidentali comunemente immaginiamo. Apparteneva a una famiglia ricca, era istruito, aveva ottimi voti e si preparava a iscriversi in un prestigioso college inglese. Su Facebook e su un forum islamico la polizia ha trovato centinaia di suoi post, di cui vi ho appena letto dei frammenti. Riflessioni e appunti che in qualche modo danno testimonianza del disorientamento e dell'inquietudine presenti nella mente di quello che ci sembra e probabilmente è un ragazzo come tanti altri. L'odio probabilmente non è mai mancato nel mondo, ma ora è penetrato in tutti i pori della vita quotidiana, assumendo le forme più imprevedibili. Gli aggressori di oggi, a differenza degli anni 30, non hanno più bisogno di rituali né di programmi. Possono anche fare a meno di un capo. È sufficiente l'odio. È sufficiente che l'altro preferisca una squadra di calcio diversa, parli un'altra lingua, sia seduto su una sedia a rotelle oppure che porti il chador. Qualsiasi tipo di differenza è un rischio mortale. E l'aggressività non è rivolta solamente contro gli altri, ma anche contro la propria esecrabile esistenza. Fanculo. Comunque, signor Lewis, non importa. Tu lo sai che ce ne sono altri come noi là fuori. E loro sì che ti uccideranno se fai lo stronzo come con me, Alex. Adesso fila, prima che cambi idea. Vattene. Stronzo. In un tale contesto diventa assai forte la tentazione di trovare motivazioni quanto mai semplici per quel che è difficilmente spiegabile. E nessuno sarà certo sorpreso dal fatto che politici, giornalisti, fra tutte le interpretazioni possibili, scelgano proprio le più deboli. Essi seguono in questo posizioni politiche convenzionali. L'uomo è per natura un essere buono. Colpevole non è mai il reo, ma sempre il suo ambiente sociale, la famiglia, la società, il consumismo, i mass media, i cattivi esempi. Thank you.
A confronto con il kitsch di queste spiegazioni psicologiche da strapazzo, sembrano plausibili anche le più crude teorie marxiste. Queste ultime perlomeno si basano su fatti economici, sono quindi verificabili. Il mercato mondiale, da quando è una realtà globale, produce di anno in anno un numero sempre più crescente di perdenti radicali. La violenza collettiva non sarebbe altro dunque che la disperata reazione dei perdenti di fronte a una situazione economica senza vie d'uscita? Tuttavia le conseguenze politiche profetizzate dai teorici marxisti non si sono verificate. La lotta di classe internazionale non ha avuto luogo. I perdenti, ben lungi dal raccogliersi sotto un'unica bandiera, continuano sulla strada della loro autodistruzione e il capitale si ritira ovunque gli sia possibile dai teatri di guerra. Se i continenti più poveri scomparissero dalla superficie della Terra, la popolazione dei paesi più avanzati non se ne accorgerebbe nemmeno. La terribile verità è che a New York, come nello Zaire, nelle nostre metropoli, come nei paesi sottosviluppati, sono sempre più numerosi coloro che vengono espulsi definitivamente dal circuito economico perché non vale più la pena sfruttarli. Insomma, fra le teorie esistenti, la più credibile sembra essere quella meno teorica, quella che non esitiamo a chiamare fatalista, secondo cui i processi negativi ingaggiati nel mondo sono definitivi e inarrestabili. Qualsiasi comunità, anche la più ricca e pacifica, produce di continuo forme nuove e concrete di disuguaglianza, offesa all'amor proprio, ingiustizie, pretese inique, frustrazioni di ogni genere e nel contempo, proprio con l'uguaglianza formale e con la libertà dei cittadini, aumentano anche le esigenze. E se queste non vengono esaudite, quasi tutti finiscono per sentirsi inferiorizzati. Il desiderio di riconoscimento è insaziabile. Nei ghetti urbani si arriva a uccidere per impossessarsi di un paio di scarpe da ginnastica, di una determinata marca. E l'impiegato, che non è riuscito a far carriera come pop star, per vendicarsi di questa umiliazione, assalta una banca o spara sulla folla. Da chi proviene veramente il pericolo? La nostra percezione, come in un'illusione ottica, può stravolgersi da un momento all'altro. Così racconta una donna che non va in macchina. Ecco quello che succede la sera tardi quando salgo sulla metropolitana. Il vagone è quasi vuoto e poco illuminato. Un vecchio dorme nel suo solito angolino. Due o tre ubriachi chiacchierano all'altro capo dello scompartimento. Le persone sedute accanto a me sono forse due impiegati che tornano dopo aver fatto lo straordinario. Il convoglio si ferma e salgono quattro ragazzotti sui 20 anni. I soliti giubbotti di pelle, i soliti stivali. Fanno molto baccano e parlano in una lingua che non comprendo, forse arabo. Il loro atteggiamento è di sfida. Camminano su e giù per il vagone, come se stessero cercando vittime. Si avvicinano e subito mi sento minacciata. Mi fissano. Ho la sensazione che sia imminente un'aggressione. Poi proseguono. E il mio sguardo cade sui volti degli altri passeggeri. Sono esasperati, carichi di rabbia, stravolti da una bruttezza insolita. Le loro espressioni le conosco fin troppo bene. Persino il vecchio si è svegliato e mormora qualcosa come impiccare e fucilare. Adesso, a farmi paura, non sono più gli stranieri, ma i miei stessi connazionali. La nostra è l'epoca della paura e dell'odio indiscriminato, dovunque e soprattutto comunque. In tali condizioni, nelle grandi metropoli, si verifica un duplice movimento migratorio
insediamento di bande di teppisti e fuga di quanti si sentono minacciati. La prospettiva è la disgregazione del territorio. Le condizioni della vita quotidiana si dissolvono, nascono zone protette e munite di propri servizi di sicurezza da una parte, ghetti urbani dall'altra, nei quartieri abbandonati, gli uffici pubblici, le pattuglie di polizia, i tribunali non hanno più alcun potere, la violenza sfugge a qualsiasi controllo, la minoranza privilegiata cerca vie di scampo rifugiandosi in qualche paradiso turistico. La fuga di milioni di nullatenenti invece diventa ricerca d'asilo e migrazione economica. Chi non fugge si barrica. A livello internazionale si lavora ovunque al rafforzamento di quel limes e di quel confine costruito per difendersi dai barbari. Nel cuore delle metropoli si vanno formando arcipelaghi di sicurezza sotto stretta sorveglianza. Si tratta di rioni interi a cui si può accedere soltanto se muniti di una tessera speciale, transenne, telecamere elettroniche, cani ben addestrati che controllano l'accesso. I privilegiati pagano per il lusso del loro totale isolamento, diventando poi prigionieri della loro stessa sicurezza. Le ragioni del progressivo ritrarsi dello Stato dai fronti della guerra civile possono essere di diversa natura. Inizialmente si tratta spesso di viltà e di calcolo tattico, ma uno stadio più avanzato della guerra civile molecolare, polizia e giustizia non sono più in grado di gestire la situazione. Chi ha i mezzi necessari ingaggerà fin dall'inizio mercenari che sostituiscono la polizia e chi non è in grado di farlo si procurerà prima o poi almeno un'arma da fuoco personale. Laddove la violenza non è più un monopolio dello Stato, ognuno deve sapersi difendere da solo. Le guerre civili, sia quella molecolare che quella macroscopica, sono contagiose. Mentre diminuisce il numero dei non coinvolti perché muoiono, fuggono oppure aderiscono a una delle fazioni in lotta, i protagonisti invece si assomigliano sempre di più. Nelle zone di guerra metropolitane, polizia e forze armate agiscono come se fossero delle gang fra tante altre. Assalto e difesa non si distinguono più. E il meccanismo assomiglia a quello della vendetta di sangue. Sempre più uomini vengono trascinati nel vortice dell'odio e della paura. L'esperimento in prima persona è forse una delle poche possibilità rimaste di andare al fondo della questione. Uno scrittore americano ha intrapreso questo esperimento. Nel suo reportage dal titolo Among the Thugs, Bill Bufford descrive come sia entrato a far parte di una banda di teppisti. Il resoconto affronta la fase latente della guerra civile. Il suo teatro è lo stadio. Sebbene non mi potessi ancora vantare di aver stretto rapporti con quelli, notavo comunque che ciò che facevano cominciava poco a poco a piacermi. Oggi, riflettendoci sopra, non mi sembra così dissimile dalla sua affezione all'alcol o al fumo. In un primo momento ripugnante, ma poi, con un po' di sforzo, gradevole. Con il tempo diventa una droga e alla fine, forse, acquista addirittura qualcosa di mistico. Erano in sei e tutti cominciarono a calpestare il ragazzo steso a terra. Il ragazzo si copriva il viso con le mani. Con mia grande meraviglia riuscivo a intuire dal suono se una scarpa aveva colpito le dita e non la fronte o il naso. Ero come paralizzato. Con questo primo scontro avevamo superato una specie di soglia, una linea divisoria immaginaria. Al di qua di essa esisteva ancora un senso per i limiti del lecito, un'intesa normale su quello che non era permesso fare. Adesso però avevamo raggiunto un punto in cui non esistevano più molti limiti e nemmeno il senso per quel che non si poteva fare. Era un'eccitazione che confinava con qualcosa di più grande, con un sentimento trascendente molto simile alla gioia, ma forse più vicino all'estasi.
Era un'energia permeante quella che ne scaturiva. Impossibile non esserne catturati, almeno in parte. Accanto a me qualcuno disse che era felice, molto felice, e che non ricordava di esserlo mai stato tanto. Essendo nato per caso in Germania, mi vedo ancora oggi, 50 anni dopo, rannicchiato in uno scantinato, avvolto in una coperta. Ancora oggi riesco a distinguere il tuonare continuo delle contraeree dal sibilo che accompagna la caduta di una bomba mina. A volte in sogno torna a perseguitarmi l'urlo delle sirene. Cresceva, scemava, una melodia ripugnante. Quella sensazione fra il disagio e l'apatia che accompagnava il terrore dei bombardamenti non l'ho dimenticata. Quegli adulti che se ne stavano accovacciati sulla panca dello scantinato, intenti ad ascoltare,